Ben ritrovati anche a voi telespettatori. Donando si cresce, è davvero il caso di dirlo, il dono può diventare contagioso. Ci auguriamo che sia così naturalmente. È la quinta puntata della nostra trasmissione che facciamo in collaborazione con la delegazione lucchese del CESVOT, il Centro Servizi Volontariato Toscano, e la facciamo proprio nella sede, via Mazzini 70, vicinissima alla stazione ferroviaria, del CESVOT di Lucca. C'è il presidente Franco Severi in una sala che appena pochi giorni fa avete dedicato, intitolato al compianto presidente, al suo predecessore. Sì, l'abbiamo dedicata al presidente regionale De Fratres, che era anche il nostro presidente di delegazione, ed era doveroso avere un ricordo di un volontario responsabile e particolarmente attento a tutto il suo territorio. E quando è scomparso è stato veramente un grosso problema anche sostituirlo. E è toccato a me e spero di poter proseguire nel lavoro che lui aveva già iniziato. Angelo ha lasciato un grande vuoto, anche noi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo, insomma, davvero una persona straordinaria. Presentiamo gli altri ospiti di questa puntata, la prima che realizziamo qui appunto nella sede del CESVOT. Intanto Vinicio Fruzzetti, buonasera, benvenuto, presidente provinciale dell'AITO, quindi donazione di organi di Lucca, chiaramente AITO impegnata ormai da tanto tempo, con sempre più iscritti, cioè la parabola ascendente è impressionante. Dunque, l'AITO provinciale di Lucca è presente sul territorio dal 1974, ad oggi conta 6.834 iscritti. Quindi poco dopo che era nata a livello nazionale, siete stati tra i primi. Esattamente, difatti l'AITO nazionale compie quest'anno 40 anni e voi 39. Esatto. L'anno prossimo grande festa, faremo magari grande in TV. Festa, sì, esatto. Quindi siete tanti. Siamo tanti, dicevo 6.834 sul territorio solo dell'azienda sanitaria USL 2, di cui 3.479 solo nel comune di Lucca. Si occupa in particolare del gruppo dei giovani ed è un esponente di Fratres, quindi donazione di sangue, Alessandra Cardella. Non sono moltissime le donne che guidano le associazioni, ma sta cambiando qualcosa, sì, mi sembra. Sì, è vero, anche diversi gruppi sulla piana di Lucca sono condotti, guidati da signore e ragazze anche. I giovani vengono a donare il sangue? Sì, i giovani vengono a donare il sangue, sì, riusciamo a coinvolgerli. Non è sempre semplice, però hanno questa sensibilità, sì. Va detto, non bisogna riconoscerglielo, stanno attenti. Come fate a fare sensibilizzazione? Cosa dite? È un passaparola soprattutto fra loro, perché a noi sta indicare cosa, come e quando fare le cose, però loro soprattutto quando hanno donato si sentono talmente partecipi che poi in realtà invitano anche gli altri coetanei a donare. Avete imparato a conoscere ormai Alessandro Ghionzoli, che è il segretario di questa delegazione del CESVOT, e ci consente la sua presenza di introdurre subito il primo servizio che vedremo tra un attimo, perché avete fatto un po' da provocazione all'interno di Lucca Comics e Games appena pochi giorni fa. Ecco, cosa è successo quest'anno? L'anno scorso abbiamo parlato, perché c'ero anch'io, di Mediterraneo, mare che unisce e che divide. Quest'anno è stato il volontariato internazionale al centro della riflessione. Buonasera a tutti. Intanto sì, è vero, abbiamo firmato un protocollo d'intesa con Lucca Comics per poter portare dentro una manifestazione molto importante, ma anche direi molto leggera, dove si parla essenzialmente di fumetti e di divertimento spicciolo. Abbiamo portato e porteremo dei progetti che parlano di solidarietà, che parlano di volontariato, e in questo caso, quest'anno, abbiamo parlato del volontariato internazionale. Allora, ti fermo Alessandro, perché abbiamo il servizio, poi lo commentiamo dopo, quindi lasciamo spazio alle immagini e anche alla tua intervista, a quella di Franco e a quella dei giovani presenti, alcuni dei giovani, quali sentiremo anche nelle prossime puntate, interessanti le reazioni alla sollecitazione da parte dei giovani, via dalla regia. A Lucca Comics and Games anche quest'anno ne abbiamo viste di tutti i colori e la manifestazione ha fatto registrare un nuovo record di pubblico. C'è stata l'occasione, grazie al CESVOT, di parlare anche di volontariato. Era accaduto già l'anno scorso, il tema quasi profetico era stato quello del Mediterraneo, mare che unisce e che divide. L'intesa tra gli organizzatori della kermesse e la delegazione lucchese adesso si è rafforzata e lo sguardo si è orientato sul volontariato internazionale. Il tema quest'anno è stato il volontariato internazionale.
E per far questo abbiamo costruito una rete di partner formata da due associazioni che operano appunto nel volontariato internazionale, che sono i Colori della Ceiba, un'associazione che opera con i bambini del Perù, e l'associazione Palestine Children's Relief Fund, che opera nella zona della striscia di Gaza, negli ospedali a vantaggio dei bambini che sono ricoverati con gravi patologie. Questa rete poi si è allargata all'ufficio scolastico provinciale, che ci ha permesso di essere introdotti nelle scuole. Abbiamo visitato 3 scuole medie superiori di Lucca, dove abbiamo parlato a 5 classi, circa 120 ragazzi, che poi sono quelli che sono arrivati e sono venuti al convegno, a partecipare al convegno. Naturalmente con Lucca Comics and Games abbiamo ormai una collaborazione decennale, perché abbiamo fatto anche un protocollo d'intesa, per cui ecco che in questo modo si è chiuso il cerchio e abbiamo potuto realizzare il convegno. Certamente bisogna trovare nuove formule per andare incontro anche a questo nuovo modo di vita di queste persone, delle nostre persone. Il volontario è aperto a cercare soluzioni a 360 gradi. È necessario rinnovarci e trovare quindi un incontro diverso con il nostro mondo. I giovani sono sufficientemente reattivi? I giovani è un po' difficile dire che sono reattivi in questo momento. In questo momento i giovani non hanno ben chiaro dove vogliono andare, secondo me. I giovani evidentemente hanno raccolto le sollecitazioni anche grazie alle testimonianze dei volontari, un po' a scuola, un po' qui. E hanno ricevuto alla fine un bel ricordo dell'iniziativa, questa t-shirt con la simpatica vignetta dei disegnatori di Frigidaire e Nuovo Male. Ci penserai adesso a fare del volontariato magari anche internazionale? Sì, mi ha interessato molto questa cosa, mi ha portato a pensare anche di fare in futuro volontariato e magari andare in Perù o in Africa ad aiutare. Perché rinunciare a un po' del nostro benessere per dedicarsi agli altri? Perché se siamo stati fortunati ad ottenere il benessere che abbiamo, probabilmente dovremmo anche fare qualcosa per quelli che non sono stati altrettanto fortunati. Tu, Rebecca, hai ideato anche il soggetto di una vignetta legata alle tragedie del mare davanti alle coste siciliane. Vogliamo dirla in poche parole? Sì, in pratica è questa vignetta che dovrebbe rappresentare un barcone che pieno di gente che affonda e delle persone che guardano da riva e dicono ma li aiutiamo, non li aiutiamo, e poi decidono ma no, dai, tanto sapranno nuotare. Questa ragazza probabilmente farà strada perché ha avuto tantissime idee, ne sfornava una al secondo, io ci parlavo dietro le quinte. Allora, Martina e Gabriele, le due associazioni rappresentate in qualche modo lì, Martina si occupa di volontariato medico, diciamo, soprattutto in Palestina e a favore dei bambini. Sono tanti quelli che partecipano alle vostre iniziative? Sì, l'associazione Palestine Children Relief Fund Italia è nata da poco, da luglio di questo anno. Qui a Lucca, come qui sede? Qui nella provincia di Lucca, la sede è a Marina di Pietrasanta in questo momento. E diciamo rappresenta la sezione italiana di un'associazione più grande che opera dal 91. Sono molti. Se andate sul sito della vostra associazione, che è una rete mondiale, sì, appunto, trovate tantissime testimonianze interessanti. Tantissime persone che dicono cosa è stato fatto, come sono stati salvati per esempio dei bambini. Sì, naturalmente è un'associazione prevalentemente partecipata da medici, in quanto la missione dell'associazione è quella, quindi fornire, favorire l'accesso alle cure sanitarie per i bambini in Medio Oriente, in particolare i bambini palestinesi. E le attività si concretizzano attraverso la realizzazione di missioni anche di equip straniere in quel paese o la formazione o l'equipaggiamento delle strutture sanitarie in loco e del personale locale, oppure dell'ospitalità dei bambini che non possono trovare cura nel loro paese all'estero,
Questo coinvolge naturalmente quindi non soltanto medici, ma anche persone che non rappresentano alcuno staff sanitario, ma che si mettono a disposizione. Magari per ospitare qua i malati. Ecco, qua. Ci incuriosisce tantissimo, ne parleremo tra un paio di settimane nella nostra trasmissione, sarai ospite, sarai dall'altra parte. Gabriele, ti abbiamo visto nelle immagini, anche tu tornerai con noi sia nell'intervista registrata, sia proprio come protagonista. Voi operate soprattutto nel Perù e volete costruire un asilo nido, il progetto più immediato a Cusco, che è la porta delle Ande. C'è molto turismo, ma è una città con delle sacche di povertà pazzesche. Sì, diciamo che il progetto è partito un anno fa, quando poi si è fondata anche l'associazione. Attualmente stiamo portando avanti una serie di trattative, di accordi con le parti per realizzare appunto questo asilo poco al di fuori di Cusco, dove purtroppo esiste una povertà estrema. La comunità in cui, la municipalità in cui abbiamo deciso di fare questa struttura ha circa 2.900 abitanti, di cui 1.600 sono della zona rurale, sono campesinos. Hanno solo una struttura asilo che ospita un centinaio di bambini e è supportata, pur essendo statale, supportata da un'ONG straniera. Quindi crediamo, diciamo, che è un'emergenza, insomma, l'intervento. Sì, crediamo che quindi realizzare questa struttura darà l'opportunità a molti bambini, diciamo, di campo di poter avere una prima educazione iniziale. Certo. Vi facciamo un applauso per il loro impegno, volontariato internazionale e anche questo. Grazie, ci vedremo tra qualche giorno. Alessandra, volevo coinvolgerla proprio su una dichiarazione che faceva Franco Severi nella registrazione, ed è quella legata alla partecipazione dei giovani. I giovani ora hanno mille pensieri, mille preoccupazioni, il futuro certo purtroppo non esiste più. Voi avete queste difficoltà? Sì, naturalmente sì. In ogni ambiente suppongo ci siano queste problematiche. Comunque ho notato negli ultimi tempi, soprattutto a Lucca, con la consulta Giovani Frates, che se tendiamo a tirarli dentro le situazioni, loro poi ci stanno, i ragazzi poi rispondono. Tutto sta nel trovare il metodo giusto per invitarli a esserci. E le preoccupazioni ci sono, però in definitiva il fare qualcosa di positivo per qualcun altro poi li rende contenti, li rende felici poi di averlo fatto. Alessandro, confermi comunque che la reazione sul posto è stata positiva dei ragazzi? Senz'altro, abbiamo visto molto interesse e abbiamo documentato non soltanto dalle immagini ma anche dalle richieste che sono pervenute alla delegazione nei giorni successivi. Quindi è sicuramente un canale da utilizzare per portare un po' di valori positivi come la solidarietà, la condivisione, l'attenzione ai più poveri, ai più piccoli, anche in situazioni come Lucca Comics dove prevale una forma di divertimento, come dicevo, più leggera. Vinicio Fruzzetti, i giovani vostri partecipano? Sì. Cioè sì. Perché lì c'è un'adesione alla logica dell'Aido encomiabile, certo. Ma c'è anche la partecipazione alle iniziative di sensibilizzazione, certo. Per esempio. Due fronti, quindi impegno passivo, uno si iscrive per donare gli organi, ma anche impegno attivo nell'associazione. Lei ha tutte e due, chiaramente. Ovviamente, noi abbiamo un canale preferenziale per quanto riguarda il progetto Scuola e Volontariato, dove i ragazzi che noi coinvolgiamo sono sempre più interessati a questo, anche se magari quando parliamo con loro sembra che lì per lì il messaggio passi, dopo successivamente noi vediamo che l'interesse cresce vedendo le adesioni che arrivano alle nostre sezioni. Proprio è una cosa che nei giovani è insita. Cosa state facendo adesso? Che progetti avete in corso? Dunque, anche a Frapres. Sì, attualmente come progetti noi abbiamo il consolidamento della nostra associazione sul territorio provinciale, in quanto già siamo presenti in 14 comuni della nostra provincia, della nostra parte, diciamo, di provincia per quanto riguarda l'azienda sanitaria 2, però ci vorremmo allargare, ma non solo. Vorremmo anche che quei gruppi che sono attualmente presenti sul territorio fossero un pochino più presenti. E quindi ecco, il nostro impegno in questo momento è dato proprio a cercare che questi gruppi siano un po' più attenti alle problematiche dell'associazione. Guardiamo oltre, guardiamo al futuro, i progetti che pensate, che mettete in cantiere all'inizio del 2014, ormai mancano pochissime settimane. Certamente, sicuramente, come dicevo, è la sensibilizzazione, perché noi il nostro lavoro principale è la sensibilizzazione delle
persone della gente sulle problematiche atte alla donazione degli organi e tessuti. Quindi su questo noi investiamo tantissimo, sia in termini di forze proprio fisiche che in termini di materiale. Il nostro lavoro è quasi tutto volto a questo tema. Poi questo si svolgerà con tavole rotonde, conferenze, questo vediamo. Poi, come dicevo prima, l'anno prossimo è l'anno del nostro quarantennale, quindi qualche cosa in cantiere ancora. Effetti speciali, insomma. Sì, non abbiamo ancora deciso, ma quest'anno sarà un anno abbastanza importante. Alessandra Cardella, per Fratres, cosa state facendo, a cosa pensate? Allora, i ragazzi stessi, proprio loro hanno più volte chiesto di poter essere presenti, per esempio, nelle scuole. Ci sono già dei rappresentanti Fratres e anche di altre associazioni che vanno nelle scuole, nelle superiori, a rendere presente questa necessità del sangue, e loro vorrebbero proprio andare in prima linea. E poi durante l'anno hanno pensato a concerti, hanno pensato ad attività e tutto ciò che può essere attività in cui coinvolgere altri giovani, vorrebbero essere presenti, quindi l'hanno detto loro, hanno proprio questa intenzione. Anche il Comics, la presenza dei giovani Fratres ai Comics è stata proposta. Voi avevate un banchetto informativo, diciamo. Sì, ma è stata proposta proprio da ragazzi. I ragazzi sono venuti a conoscervi? Sì, lì, alcuni sì, ma soprattutto i ragazzi Fratres sono usciti a dare volantini, proprio un volantino. In mezzo alle maschere, sì, fumetti. Tra i ragazzi, con un fumetto sulla Fratres, fra i fumetti. Certo, è una contaminazione, diciamo, anche nuova, intelligente rispetto a una manifestazione che ha già numeri da record, la vostra. Sì, direi che la scelta di questa di questa operazione, chiamiamola così, di questa scelta è stata vincente, perché ci sta portando dei bei ritorni anche con le associazioni, no? Perché è un momento di visibilità non indifferente. E poi fa un certo effetto, sì. Si parla di volontariato, vedere ad esempio, li sentiamo ora i vignettisti, sì. E in una manifestazione così parlare di volontariato, insomma contraddizioni positive, direi, le giudichiamo sì, così. Certamente. Allora sì. Li sentiamo questi guru della vignetta, del disegno artistico, anche satirico, e sentiamo come la satira si può mettere anche a servizio della logica, in qualche modo, del volontariato, e ci saranno delle cose interessanti che emergono. Poi i saluti finali e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Si può descrivere il volontariato nella satira, nelle vignette, nel fumetto, e come si può fare? Si può descrivere come, diciamo così, questa decisione di raccontare allegramente anche la tragedia, essendo vicino però a chi passa, diciamo, le situazioni difficili. Quindi io credo che può essere un grandissimo aiuto, soprattutto perché è un linguaggio popolare. Qualcuno si scandalizza che si possa ridere appunto di una tragedia? Io credo che si può ridere della tragedia soprattutto se si tende a superarla. Quando veramente si combatte, diciamo, la deriva tragica, c'è anche un elemento di slancio, di gioia. Tutte le rivoluzioni in fondo sono anche grandi esplosioni di gioia. Perché un giovane dovrebbe pensare a fare il volontario, secondo lei? Prima di tutto perché è una sua straordinaria esperienza che lo fa crescere enormemente, lo arricchisce spiritualmente e certamente gli dà un segno felice a tutta la vita, cioè un elemento di serenità che è impagabile. Questi sono gli altri autori, vogliamo dire i nomi, Vincenzo Sparani è lui naturalmente, è il maestro. Poi Giuseppe Del Buono, Maila Navarra, Gio Troschi e Giulio Lauretti. Troschi come il vecchio Troschi? Sì, beh, è uno pseudonimo, effettivamente. Lui dice non è un di essere suo nipote, dice di essere suo nipote. Addirittura. Ma non è allora, vero. Voi avete fatto dei soggetti ispirati, avete disegnato dei soggetti ispirati in qualche modo al tema del volontariato. Dov'è la bellezza in arte del volontariato? La bellezza in arte del volontariato, perché l'arte in qualche modo è una forma di volontariato. Perché è un volontariato anche per se stessi in qualche modo. Per me è liberarsi nell'arte, liberarsi da preconcetti, liberarsi da pesi, da incubi, e così anche nel volontariato, no? Un lasciare tante cose per in realtà possederle veramente, cioè soltanto chi si spoglia, chi si libera, diciamo, di zavorre, probabilmente riesce poi invece ad assaporare tutto quello che lo circonda. Il nipote di Troschi ha fatto volontariato? Molto, molto. Tutti i giorni faccio volontariato. Disegnando? Cercando di vivere col mio lavoro. È già quello lì, il lavoro quotidiano. Tu sei l'autore di una striscia che è diventata una clip, un video.
per Emergency, il bambino che improvvisamente viene mutilato dalle bombe. Sì, ho letto Pappagalli Verdi, il libro di Gino Strada, e mi ha colpito molto di quello che ho letto, in particolare proprio questo pappagallo verde che è una mina antiuomo costruita su misura per i bambini, perché hanno la forma di un giocattolino e funziona per accumulo progressivo di pressione, ovvero i bambini la prendono, sembra un giocattolo, se la passano tra di loro, quando ci sono vicini più bambini esplode. Ed è una cosa crudele costruita nell'Occidente o comunque in una società che dovrebbe essere più avanzata, da persone che dicono ai bambini fai attenzione a non prendere le caramelle per strada dagli sconosciuti che vanno in giacca e cravatta in ufficio. E quindi questa cosa qui in qualche modo mi ha colpito in maniera violenta, ho cercato di riproporre le sensazioni che avevo provato leggendo questo brano di Gino Strada. Insomma, l'arte può, dovrebbe essere anche questa al servizio del volontariato, in questo caso comunque dell'aiuto, del dono agli altri. E certo le cose che ci hanno detto questi vignettisti sono interessanti. Tra l'altro, mentre andava in onda il servizio, si commentava anche la frase del presidente legata ai giovani, hai colpito nel segno. L'approfondiamo magari nelle prossime puntate, perfetto. Però è una frase che insomma capita a proposito di questi tempi. Mentre ad Alessandro Chionzo, gli chiedo l'ultima cosa perché il tempo è volato, e siamo alla fine, siamo in via Mazzini 70, vicinissimi alla stazione ferroviaria, c'è un sacco di parcheggio disponibile qua, i nostri tecnici bravissimi hanno allestito qua dentro, nella sala Angelo Serafini, a questo punto uno studio televisivo, ma voi tutti i giorni praticamente siete a disposizione delle associazioni e dei volontari. Quindi. Esattamente, la scelta di questo luogo, come hai detto, non è casuale perché è vicino alla stazione e di facilissima accessibilità. Noi siamo qui tutti i giorni, praticamente abbiamo degli orari il pomeriggio di tutti i giorni escluso il venerdì, la mattina del martedì, però riceviamo anche per appuntamento, quindi tutte le associazioni e volontari che volessero venire per farci delle domande o per avere dei consigli o dei suggerimenti possono farlo telefonandoci, andando anche sul nostro sito cesvot.it e cercare la voce delegazione di Lucca, ci sono tutti i nostri numeri di telefono, fax e quant'altro. Grazie, grazie agli ospiti, grazie a voi, fatevi da solo un applauso, tutti interessatissimi, alla prossima settimana.